Questo spazio è realizzato in collaborazione con Fondazione CR Trieste. Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Quest'oggi è la puntata del venerdì, quindi nella seconda parte parleremo di arte, continueremo questi nostri piccoli documentari, chiamiamoli così, dedicati all'arte triestina e in buona sostanza visiteremo la collezione Stock che sta all'interno della Fondazione CR Trieste. Lo faremo assieme a Matteo Gardogno che a suo tempo curò anche il catalogo quando appunto si perfezionò il passaggio o il salvataggio addirittura della collezione Stock da parte della Fondazione CR Trieste. Nella prima parte invece ci occupiamo di questa volta metti in scena, lo facciamo assieme a Lorena Matic che è tornata a trovarci nei nostri studi e lo facciamo anche insieme a Marina Putignano che è una studentessa del liceo artistico Nordio e che è collegata con noi via Skype. Intanto ringrazio le nostre ospiti e grazie. Adesso non vorrei fare un'entrata a gamba tesa nei confronti di Marina Putignano perché non sarebbe elegante, però io ho una curiosità da chiedere, cioè come state vivendo questo ritorno a scuola in presenza? Ecco, è un po' complicato in realtà, perché specialmente per gli orari, ogni scuola è diversa in realtà. Noi abbiamo metà in presenza, metà a casa, e alle volte ci si scompussano un po' le idee, però bene alla fine, è un bene che siamo tornati un po' per tutti. Anche rivedere i professori in presenza è sicuramente anche più interattiva la lezione. Ma per far capire per esempio ai telespettatori, perché molti o si sono scordati di quando andavano a scuola, questo è un atteggiamento, no, Lorena, molto abbastanza tipico, no? Di chi raggiunge una certa età che si dimentica di quello che faceva a scuola, eccetera, oppure anche perché chi è? Magari qualcuno proprio non ci arriva, eccetera. Che cosa vi mancava di più in questi mesi in cui avete dovuto far lezione da casa? Beh, un po' soprattutto la vicinanza con i propri compagni di classe, però comunque stare davanti ad uno schermo per così tante ore non faceva bene, specialmente noi che comunque siamo di un liceo artistico, non avere i propri appuntatori era difficile comunque, specialmente nella prima quarantena i libri, gli strumenti che usavamo eravamo bloccati completamente. Questa seconda quarantena è stata più semplice in realtà, però comunque è pesante, meglio essere in presenza. Le mie nipoti vanno al Nordio, per cui così le anche saluto. Allora, che cos'è, ripetiamolo, questa volta metti in scena, Lorena, che iniziativa è? Questa volta metti in scena è un progetto giunto alla 16ª edizione, ogni anno mette in scena qualcosa e quest'anno il colore, il titolo era appunto questa volta metti in scena il blu come l'oro. Ha previsto nel corso del progetto tre mostre d'autore, una organizzata con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, quindi abbiamo analizzato il colore dal punto di vista della fisica, una mostra al MUCA di Monfalcone dove si è parlato invece di arte contemporanea con quattro autori, Serse, Massimo Gardone, Gani Laloci e Cabiria Lizzi poi che ha fatto parte anche della giuria del concorso per la quale siamo qua oggi, e la terza mostra a Capodistria, la Galleria Medusa, dove abbiamo messo insieme arte e scienza con Giuliana Balbi e Tichomir Makovec che è un fotografo subacqueo, quindi con l'Istituto Nazionale di Biologia Marina della Slovenia e con le opere installative di Giuliana Balbi. E poi è partita proprio la parte dedicata ai ragazzi, quindi un concorso artistico che ha visto oltre 350 ragazzi partecipare, 13 scuole tra la regione Friuli Venezia Giulia, litorale sloveno e anche il liceo Freudenburg di Zurigo. Allora, e ancora c'è Marina, sì? Che non la vedo più. Sì. Ah, c'è, perfetto. Allora, io appartengo purtroppo ad una generazione
quando noi andavamo a scuola avevamo fondamentalmente poche occasioni di esprimere la nostra creatività. Capisco che per quanto riguarda un liceo artistico la creatività fa parte proprio voi avete più occasioni, no? di far vedere quello, adesso detta così sembra buttata via, quello che combinate negli anni di studio. Per tutta una serie di ragioni, però mi chiedo quanto è importante per una ragazza, insomma, della quarta, no? Se non mi sbaglio, tu sei, Sì. ecco, quanto è importante poi poter far vedere quello che si è preso, poter far vedere appunto la propria creatività, grazie anche a iniziative come queste. Molto, sicuramente molto. E i concorsi ci aiutano anche per questo in realtà. E devo dire che comunque anche i professori sono stati molto disponibili nel farci comunque anche in questo momento di crisi. Farci aprire attraverso e farci esprimere attraverso questi nuovi progetti, nuove idee che comunque si sviluppano anche meglio stando a casa, forse in realtà che a scuola. Ah, ho capito. Sì. E il rapporto invece, Lorena, con la scuola, immagino che voi troviate, porte aperte, insomma, quando andate a proporre Beh, ci queste conosco, iniziative, vi sì, ci conosco. conoscono, insomma. Sì, sono 16 anni che portiamo avanti il progetto, per cui c'è addirittura chi da un anno all'altro ci chiede già la tematica dell'anno dopo. Mi aspettavo, cioè avevo il timore, non è che mi aspettavo, il timore che con questa pandemia e con le difficoltà delle scuole non ci fosse una affluenza al concorso come gli scorsi anni. Invece quest'anno abbiamo superato proprio le aspettative perché veramente tanti ragazzi, una scuola nuova che si è aggiunta, per cui c'è stata una partecipazione maggiore rispetto allo scorso anno addirittura. Ma forse proprio questo, no, anche Marina, l'idea che so, forse anche di distrarsi in un periodo particolarmente difficile come questo, no? Sì, sicuramente. L'arte è stato uno sbocco molto importante specialmente appunto per noi che frequentiamo, ma non soltanto, anche per le altre scuole. C'è gente che durante la quarantena si è trovata nuovi hobby e c'è chi appunto ha continuato a lavorare sui propri progetti, sulle proprie idee e ciò ha anche un po' aiutato, ecco, la mente in generale. Tu hai vinto il primo premio per la sezione fotografia. Perché sorridi? Sì. Non me lo aspettavo, Ah, onestamente non me lo vabbè, ma aspettavo. insomma. È una fotografia, non so se ha un titolo, io ce l'ho qua, non so se riusciamo a farla vedere anche. Ha un titolo la tua fotografia, diciamo, la tua composizione. Sì, si chiama Pontos. Pontos significa. Adesso non va. Lei ha fatto un bel ragionamento perché ha presentato quest'opera, che adesso magari la facciamo spiegare a lei, facendo un esplicito riferimento proprio al Ah, ecco, lo mare. ricordavo Ed è giusto, insomma. stato divertente perché poi noi non siamo riusciti a realizzare le premiazioni al Teatro Miela come si pensava, ma abbiamo realizzato un video con le opere premiate e con le testimonianze degli autori. E da lì abbiamo scoperto anche chi è stato il modello di questa sua opera e quindi adesso vorrei che Marina magari Adesso lo capisco raccontasse. perché sorride, insomma, perché il modello è tuo papà. Sì, è stato lui. Sì, è stato anche abbastanza difficile farlo stare fermo perché appunto abbiamo fatto body painting della fotografia, cioè fotografia del body painting e stare là a pitturarlo per 3 ore, poverino. Stare là a pitturarlo è fantastica come però è anche bello questo alla fine, no? Cioè che tuo papà abbia collaborato, insomma. Sì, dimmi. Ah, Come lo hai coinvolto? ma in realtà ci avevo dato questo progetto a scuola e onestamente all'inizio avevo l'idea un po' così, no, offuscata, non sapevo cosa fare. Poi mi è venuto questo lampo di genio, ho detto vabbè dai facciamo body painting, che è una disciplina che mi è sempre interessato comunque. Non l'avevo mai fatta, ho detto ci provo e ho sperimentato, ho usato come cavia appunto mio papà.
E in realtà da lì ho detto, vabbè, faccio delle foto, magari viene qualcosa. E sono molto contenta in realtà perché comunque no, non ho avuto grandissimi, cioè, aiuti tecnologici, ho usato per tutto quanto un telefono, quindi senza Photoshop, senza... Io mi aspettavo venisse fuori male, invece sono abbastanza soddisfatta Tu l'hai fatta col comunque del telefono? No. sì. Ma Sì, infatti sono anche io sorpresa in realtà. va. Accidenti, no, ma è a parte poi tra un po' credo che riusciremo a vederla anche un attimo perché abbiamo un po' abbiamo studiato un modo per farla vedere, però e l'argomento qual è? Perché c'entra il mare? Perché tante volte noi pensiamo al mare come semplice acqua, no? Io invece ho voluto dargli un aspetto più umano, più sensibile, come se fosse una persona. Ho capito. Beh, bellissimo, insomma. Quindi, e quindi è stato più, diciamo, è stato più importante e laborioso il lavoro di trucco, eccetera, che non poi Anche scattare la foto, perché? insomma, a questo punto. No, in realtà è il contrario, è stato più semplice fare il body painting che poi sistemare la foto, perché appunto non avendo grandi strumenti in mano era un po' complicato, quindi ho scaricato varie app per fare, alla fine sono riuscita in qualche modo. Vabbè, poi tra un po' riusciamo a vederla, eccetera. Allora, Marina ha vinto il premio per la migliore fotografia perché c'erano più, come dire, ambiti in cui si poteva partecipare. C'erano 9 categorie, il sottotitolo del progetto era la simbologia dei colori nella geografia del territorio. Quello Sì. che la giuria, che voglio dire da chi era formata, oltre a Kabiri Alizi, questa giovane artista che ha esposto proprio al Mucca di Monfalcone, c'era anche Giuliana Balbi, l'artista che era in mostra alla Galleria Medusa, Fulvia Sudice, che è un'artista nonché la responsabile della parte culturale della CAN, e Tatiana Sirk delle Obanne Gallerie. E quello che è piaciuto è stata proprio questa connessione tra la body art quasi e la fotografia, interpretando poi il territorio e quindi parlando di mare, ma dando anche una valenza preziosa che era quella del colore oro. Ho capito. Gli altri ambiti quali erano? Abbiamo avuto opere nel collage, nel fumetto, disegno, illustrazione, pittura, video e mixed media, che è questa categoria dove chiama in causa l'uso di più materiali. Non è una scultura, non è Ho capito. è un'opera tridimensionale, ma non può essere anche altro, però prevede l'utilizzo proprio di materiali diversi nella costruzione del progetto. Ok, sentiamo strani fonemi. Io sono sempre preoccupato quando sento queste cose, ma insomma, non c'è problema. Forse è colpa mia, un attimo. Com'è? Penso che sia colpa mia. Ecco, ho finito Ok, i vabbè, messaggi prestati. non ti preoccupare, anzi, poi queste sono cose anche abbastanza divertenti. Allora, Marina, tu ami far foto, cioè, ti piace la fotografia o diciamo così, ti piaceva già prima, l'hai scoperta per partecipare al concorso? Che rapporto hai appunto con la fotografia? Ma in realtà a me è sempre piaciuta la fotografia tantissimo, anche far foto alle persone, far foto artistiche, e solo che non ho mai avuto una macchina fotografica buona, almeno ho sempre usato questo telefono, che in realtà evidentemente ho scoperto che è una macchina fotografica abbastanza buona. E quindi sì, ho fatto anche altre foto, però la prima volta che mi sono cimentata seriamente con questa cosa in realtà è stata proprio questa volta. Per Ok, il progetto. allora adesso tra un po' riusciremo anche a far vederla. Sembra veramente con queste inquadrature si vede che io sono antico, mi pare di essere nel circo a tre piste, non capisco più cosa è inquadrato e cosa non è inquadrato. E invece questa è appunto la foto di Marina Putignano, vincitrice. E questo è tuo papà appunto ricoperto di colori. Con base blu, perché questo era appunto l'argomento. E fargli assumere questa espressione che è un po' spaventata, un po' così,
quasi disperata, è stato difficile. Era questa l'espressione che, perché detta così sembra che lo sia sempre, ma voglio dire, era proprio questo che volevi? Sì, in realtà questo progetto è composto da... è diviso in due parti, c'è una foto singola e poi c'è questa serie da quattro foto che rappresentano un po' la disperazione di questo Pontos, di questo mare. Questa appunto è una delle serie da quattro che rappresenta la disperazione. In realtà fargli assumere questa espressività non è stato tanto difficile, perché è molto... io dico sempre che potrebbe fare l'attore, infatti stavolta ho avuto modo di... Poi lui era contento? Ma sì, dai, era molto contento alla fine. Ma anche, sì. Anche quando ha tolto il colore? Ah, anche così mi... No, meno un po' meno. Però insomma, ma sì dai, era contento, non è neanche questo male come risposta. Io sono sempre, adesso non perché tu sia collegata eccetera, però molto spesso quando io parlo anche con altri ospiti dei ragazzi delle nuove generazioni, no? Io dico sempre, guardate, siamo attenti, perché a parte che appunto invecchiando si ha sempre la tendenza a pensare che noi a 19 anni eravamo meglio di loro. È più giovane. E guai se non fosse così, perché vorrebbe dire che avremmo mal speso i nostri 19 anni. Però è altrettanto vero che mi sembra che queste giovani generazioni siano più belle, stiano utilizzando in alcuni casi logicamente al massimo gli strumenti che la tecnica mette loro a disposizione. È anche vero purtroppo che c'è chi gli stessi strumenti li utilizza in maniera veramente diversa e in maniera sotto certi aspetti assolutamente deprecabile, però quando io ho la possibilità di parlare con loro, di parlare con i figli degli amici, eccetera, sono contento, insomma, non ho nessun desiderio di dire io ero meglio di loro. Mi pare che è una bella generazione, insomma, io lo dico da parecchio tempo, e mi sembra anche che sia una generazione sulla quale alcuni stanno scaricando un pochettino troppo. In ogni ambito troverai i pro e i contro. Io sono dell'idea che hanno molti più strumenti, perché questo ti permette di visitare un museo stando a casa tua, mentre magari noi dovevamo prendere il treno, arrivare in una città, andare a visitare. Quindi ti dà un'apertura mentale e stimoli ne trovi quando vuoi, basta accendere il computer. Credo anche che l'utilizzo, cioè devi essere padrone di questi mezzi e non esserne sopraffatto, per cui se ne fai un buon uso sicuramente sei avvantaggiato. Marina, tu che quale, come si dice, orientamento del liceo Nordio hai scelto, insomma, per lui? Perché mi pare di capire, se non ricordo male, che il Nordio funziona, sono 2 anni comuni e poi ci sono 3 anni di specializzazione, ecco, chiamiamola così, vado un po' sul generico. Tu che specializzazione hai scelto? Allora, io ce ne sono 3, architettura, moda, arti figurative, io ho scelto arti figurative. Arti figurative, mi sembra che le mie nipoti abbiano preso moda, se non mi sbaglio. Se non mi sbaglio, sì. Poi sono gemelle, quindi magari una poi si scambierà anche con l'altra, probabilmente, no? Non detto che non sia così. Arti figurative è, diciamo, perché arti figurative? Perché ti piace... Perché ti piace l'arte? Perché ti piace questo tipo di espressione, fra l'altro? Ma in realtà perché credo che sia una delle cose più complete forse che stanno a me. In realtà mi interessava anche sia moda che architettura, però arte figurativa la vedo come una cosa più completa in realtà. E poi perché sì, alla fine mi piace la pittura, la fotografia di pittura e di body painting, quindi alla fine è stata la cosa più azzeccata secondo me. Ho capito. C'è un artista, diciamo così, perché ormai alla tua età sembra che... Però insomma,
Hai un'età in cui puoi già avere, puoi già scegliere determinati artisti in base soprattutto a chi ti piace e chi non ti piace. C'è un artista che, non so, della storia dell'arte, sia classica che contemporanea, che ti piace di più per tutta una serie di ragioni? Mi piace tanto Marc Chagall, credo che sia uno dei miei preferiti. L'ho scoperto quando ero molto piccola, perché appunto abitavo a Pisa da piccola e c'era questa mostra di Marc Chagall e mio papà mi ci ha portato e niente, da lì mi sono innamorata di questo artista. È molto interessante. È un artista che utilizza anche i colori in modo molto interessante e molto attivo Sì, anche tra esatto. l'altro, per cui è una, no, non è un nome che si fa spesso quello di Chagall, cioè magari i nomi che senti di più possono essere, che so, qualche Van impressionista, Gogh, Van Gogh, Picasso. eccetera. Chagall non è tra i più gettonati sotto certi aspetti, però molto probabilmente anche è anche vero che chi ha scelto un determinato percorso di Beh, studio certo. Poi lo apprezza di più. Poi ti chiedo un'altra cosa invece che mi incuriosisce. Io chiedo scusa se magari sono più concentrato e sembra quasi che mi accanisco poi contro di lei, ma mi piace che vengano fuori determinate cose che fra l'altro servono anche a me. Allora, quest'anno appunto, questa volta mette in scena, ha fatto i conti come tante altre realtà operative della nostra vita sociale e culturale, ha fatto i conti con l'epidemia, eccetera. Mi sembra di capire che anche nel vostro caso, come in altri casi, si è fatta di necessità virtù, cioè dopo immagino un periodo di magari scoramento, eccetera, avete trovato comunque una strada da percorrere. E desumo purtroppo che ancora per un certo periodo sarà questa la strada che dovrete percorrere per forza di cose. Speriamo di no, Però però adesso non voglio, in genere sono ottimista, però da quello che si nella sente, insomma. concretezza, ma diciamo che questo è un progetto che è stato finanziato dalla regione, non solo, c'era anche il Comune di Monfalcone, l'Unione Italiana, con la collaborazione del Comune di Trieste, di Capodistria, insomma diverse realtà. L'intenzione della regione era quella comunque di portare a casa i progetti che si erano pensati studiando poi delle soluzioni alternative. Diciamo che siamo stati abbastanza fortunati perché le tre mostre siamo riusciti comunque a realizzarle, le mostre d'autore. Quello che è stato un po' penalizzato, ma proprio perché di consueto noi abbiamo le premiazioni che avvengono a gennaio e poi la mostra dedicata ai giovani autori sono saltate ed è per quello che abbiamo modulato tutto tramite versione video, utilizzando i social media, i vari canali YouTube, la possibilità appunto di presentare il progetto alla TV. Ci auguriamo, adesso prima abbiamo fatto l'inquadratura dell'opera di Marina, fa parte appunto di un manifesto che noi ogni anno realizziamo con le opere premiate e stiamo lavorando proprio alla pubblicazione. Ci tengo a dire che non abbiamo ancora consegnato i premi ai ragazzi perché ci auguriamo di poterlo fare in una prossima data, in occasione proprio della presentazione del catalogo, quindi almeno che ci sia un momento di Momento sì, incontro di certo. simbolico, perlomeno da consegnare i vari premi, il catalogo, il manifesto, insomma. Che detta in termini molto pratici, che cosa hanno vinto? Hanno vinto tante belle cose. Allora, noi abbiamo da diversi anni la Fondazione Ciere Trieste che ci sostiene con delle pubblicazioni di anno in anno nuove, il Museo Revoltella e la Illy Caffè. E per cui abbiamo tutte le tazzine d'autore. Quest'anno abbiamo dedicato anche ad una certa categoria di premiati dei premi tecnologici, perché? Proprio perché si è vissuto molto da remoto e quindi un simbolo anche in questo senso. Ok, allora, volevo chiedere ancora a Marina, sempre c'è sempre, no? Allora, toglimi una curiosità, io all'età tua, è una cosa di cui sto discutendo molto con i miei colleghi e anche con amici, eccetera, no? E tornando al discorso fatto prima, no? Nel senso che i ragazzi non hanno potuto vedersi né a scuola né nemmeno per
per le cose che insomma a quell'età si suol fare, non so, andare a teatro, andare al cinema, eccetera. C'è una cosa che a me preoccupa proprio per quella che è la mia, come posso dire, la mia formazione culturale, che è proprio l'assenza, la chiusura delle sale cinematografiche. Io non so se tu prima andavi al cinema con una certa frequenza o meno, però immagino che insomma film dovrai vederli per tutta una serie di ragioni, e immagino che anche tu, come tutti quanti noi, abbia fatto riferimento alle piattaforme. Sì. Ecco. Non so, credi che, io temo che se non si torna al cinema con una certa frequenza, e se non si torna al cinema in tempi brevi, ci si possa abituare appunto a vedere i film per TV, eccetera. A voi, per esempio, mancava il cinema in sala? Che tipo di atteggiamento avete avuto in questi mesi con questo tipo di, diciamo, privazione, anche se magari il termine è un po' eccessivo? Beh, sicuramente la mancanza del cinema pesa, almeno per quanto mi riguarda. Io preferisco mille volte di più andarmi a vedere un bel film al cinema, proprio entrare, le luci che si spengono, anche la grandezza dello schermo è diversa rispetto a quella che può essere quella di un computer o di un tablet a casa. È sempre vero che comunque senza queste piattaforme durante la quarantena probabilmente saremmo tutti quanti super, ci saremmo un sacco annoiati. Quindi tanti film che magari non c'erano al cinema li abbiamo visti così. Io sono solo dell'idea che non trovo un granché senso nel privarci di questa cosa, anche dei teatri che, da quel che so, non stanno andando molto bene, e dei musei che ho sentito che forse dovrò riaprire. Però comunque sì, toglierci questa conoscenza culturale in generale, che va dal museo al cinema al teatro, e non ne trovo granché il senso in realtà. Ma si potrebbe fare, secondo me, con distanziamento sempre. Sì, però forse credo che, se ho capito bene qual è il vero problema della decisione di chiudere i teatri e i cinema, credo che non sia tanto il distanziamento, quanto poi la necessità della sanificazione, che a teatro potrebbe essere più semplice perché c'è una sola rappresentazione al giorno, a parte quei giorni dove ci sono le due rappresentazioni. Per il cinema forse un pochettino più complesso procedere alla sanificazione della sala alla fine di ogni rappresentazione, di ogni proiezione. Credo che questo sia, però insomma, probabilmente sedendosi a un tavolo si può anche trovare una soluzione, certo, anche a questo problema. Mi incuriosisce ancora chiederti come, indipendentemente dalla chiusura delle sale cinematografiche, eccetera, come riuscite, avendo poi a disposizione tutte queste proposte, Netflix, altre diavolerie, Sky e tutto, riuscite a, come dire, a trovare, a creare una sorta di immaginario collettivo? Cioè, noi quando andavo a scuola c'erano tre canali, quindi era facile che tutti quanti guardassimo quel tipo di programma televisivo e il giorno dopo a scuola di quello si parlava, anche perché altro non c'era. Ma per esempio nel caso vostro, com'è? Scegliete una serie televisiva da guardare, virgolette, assieme, nel senso tipo Netflix, cioè come fate? Come vi mettete d'accordo? Non vi mettete d'accordo e magari curiosamente riuscite lo stesso a concentrarvi sullo stesso prodotto? Allora sì, Netflix comunque dà ampia scelta, ci sono tanti generi, e magari sì, dopo aver visto una serie ci si confronta, si dice: ah, tu hai visto quello? Io sì, ho visto quello. Quindi c'è anche un certo confronto tra le persone dopo aver visto qualche serie, così si parla un po'. E anche perché comunque, è vero che a quell'età in genere, certo. L'ultima serie che hai visto qual è? Chissà se la indovino, no, forse no. No, io l'ultima serie è Bridgerton. Ci avrei
ci avrei scommesso la testa di Paladine, che diceva il mio collega, che diceva Bridgerton, perché di sì, insomma, perché è divertente, colorata, e... ti è piaciuta? Sì. Sì, sì, molto, specialmente questo fatto di mettere insieme vari personaggi, varie etnie in un contesto comunque storico. Ben preciso, diciamo, però... È un po' particolare, però bello, sì. Io avrei detto che, avrei immaginato che diceva Bridgerton, mi fa anche molto piacere per dire, perché è una serie ben fatta. Allora, siamo in chiusura, io ringrazio Marina Putignano che ha vinto il primo premio fotografia al concorso, questa volta Metti in Scena, Il Blu come l'Oro, che è giunto alla 16ª edizione. In bocca al lupo per tutto, mi raccomando, insomma, siete sempre così, così positivi e così attivi anche, perché puntiamo tutto su di loro alla fine, loro che ci faranno andare avanti. E grazie ancora a Lorena Matic per essere stata con noi, grazie anche per aver condiviso, insomma, il palcoscenico con un'altra persona. Io volevo ringraziare proprio Marina in rappresentanza di tutti gli studenti che hanno partecipato, e ovviamente ricade il ringraziamento anche a tutti i docenti che sono stati fondamentali nel creare questa tramite tra noi e loro. Grazie allora a Lorena Matic e a Marina Putignano per essere state con noi. E adesso vi lasciamo alla pubblicità, poi però restate su Tele4 perché andiamo alla scoperta della collezione stock della Fondazione CR Trieste. Grazie a tutti e buon proseguimento.